Il tempo di un caffè oggi è con Jimmy Ghione, storico e noto inviato di Striscia la Notizia, ma anche conduttore e attore, sportivo e appassionato di motori. Jimmy Ghione, sì. Un vero piacere, un grande, una persona che stimo, seguo e ammiro. Grazie Gigi, grazie Gigi. Gigi e Jimmy, perché poi tra l'altro il mio nome vero è Gianluigi. Insomma, i Gianluigi vanno per la maggiore. Quindi anche gli altri Gianluigi, non sì. Quelli veri e famosi, ma anche gli altri. Anche gli altri, okay, quelli, okay. Capito. C'è un mio amico vicino di casa, Gianluigi Pasapuzzi si chiama. Senti, sanno tutti chi sei, è inutile che faccia la scheda, però io ti ho visto da vicino sì. Giocare. Quando, a calcio stiamo a parlando. Calcio. Io sono un ex calciatore, ho detto no, ma quello è Jimmy Ghione, ma c'è anche un calciatore. No, tu sei un calciatore, oggi parliamo di padel. No, grazie, ma sì. Posso chiederti dei tuoi trascorsi calcistici? Eh sì, io ho fatto le giovanili anche del Toro, ho giocato, e poi purtroppo sai, la testa, poi mi sono rotto tibia, perone, due legamenti e il malleolo, e a quel punto insieme una cosa terribile, un incidente bruttissimo, quindi ho smesso, sai, 30 anni fa, direi 40. Da uno a un miliardo, quanto ti sono girate le pelotas quando hai dovuto dire, perché io so cosa significa sognare. Bravo. Allora, io ti dico una cosa, probabilmente ognuno di noi ha un destino, no? Il mio destino era segnato, mio papà faceva l'industriale, quindi arrivo anche da una famiglia agiata. Purtroppo poi ha perso tutto in Arabia Saudita, cioè io potrei scrivere un libro sulla storia della mia famiglia. Ho ricominciato da zero, ho detto, ma io sono nato principe e morirò principe. E quindi mi sono messo a studiare, ho avuto la fortuna di trovare Lorenzo Beccati, autore storico ovviamente di Striscia, e ho avuto comunque, e sto avendo, la mia fetta di successo, e doveva andare così. Quindi alla fine della fiera ho giocato comunque a San Siro a calcio, corro in macchina, ho corso a Imola prima della Formula 1 con la Porsche Cup. Insomma, alla fine ti si chiudono le porte e se ne aprono mille. Ed è questo un messaggio che io voglio mandare ai ragazzi, Gigi. Perché dovete capire che nulla capita per caso. E come diceva De André, che bello. Sì, nulla che capita bello. Per caso. E anche la giornata più sfigata può trasformarsi in qualcosa di straordinario. La tua vita, come quella di molti, un è un roller coaster. Fatta... Ok. Nel down, nel punto basso, quali sono le cose che ti fanno acchiappare insomma anche l'aria, perché non hai nulla a cui attaccarti e risalire? Il fondo della piscina. Ricordiamoci che se noi la piscina è di 5 metri, andiamo sotto 4 metri, per tornare su dici ho fatto solo 4 metri, ma è molto più difficile risalire. Allora a quel punto lì, quando vai giù fino in fondo, tocchi il fondo, ti spingi, hai fatto un metro in più, cioè 2 metri in più, perché uno a scendere e l'altro a risalire, ma quella forza che tu hai trovato sul fondo ti dà la forza di arrivare in superficie più velocemente. L'ultima cosa, attenzione ai ragazzi, perché mi piace rivolgermi ai giovani. Allora, casco sempre in testa se andate in moto. Grande Gino. Cintura sempre grande allacciata. Gino. Se la vostra fidanzata dice il casco è da sfigato, lasciate quella fidanzata. Perché? Perché la vita è un dono meraviglioso. Quindi salvaguardiamo, ci sono delle cose che non ammettono appello. Un incidente non ammette appello. Grande Jimmy, numero uno. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Il tempo di un caffè è offerto da Affida, i tuoi desideri, i nostri obiettivi.